Allora, benvenute e benvenuti a tutti. E buona Pasqua a tutti. Oggi è un giorno spirituale, fortunato. Anche se la Pasqua non è esattamente all'interno della cultura vedica, della tradizione che rappresentiamo, però sono giorni sempre propizi, favorevoli. I giorni nei quali le persone si dedicano un po' di più alla spiritualità sono sempre benefici per tutti, cioè l'atmosfera riceve beneficio, no? Tutti ricevono beneficio, a patto che venga usato bene poi questi giorni, no? Se volete per cortesia avvicinarvi un po', così magari poi dopo arrivano altre persone, così siamo un po' più. Grazie. Beh, oggi, appunto, essendo Pasqua, anche magari forse saremo un po' di meno del solito, però non importa. L'importante è che nella società le persone cerchino un po' di coltivare un po' di più la spiritualità, perché questo è diciamo, il prerequisito per portare un po' di pace, un po' di serenità, di prosperità nella società. La scienza vedica che rappresentiamo e che, diciamo, sulla quale ci basiamo per presentare gli insegnamenti dei nostri incontri, proprio, come dire, chiarisce subito, rende subito chiaro questo punto, no? Che se la società vogliamo portare effettivamente. Come vuoi. Se vogliamo portare effettivamente un beneficio reale, stabile, sostenibile nella società, no? Creare un'atmosfera migliore, più serenità, più armonia, cooperazione, pace e anche prosperità materiale, che non può essere separata. Dice, allora il prerequisito necessario è che ci sia un'evoluzione spirituale dei cittadini, no? Delle persone. Se non c'è progresso spirituale, non si possono raggiungere reali benefici, miglioramento reale, come dicevo, reale vuol dire sostenibile, vuol dire sì, appunto, mantenibile nel corso del tempo, non è possibile. E infatti diciamo, la storia, poi la storia della società umana, no? Del mondo ci insegna così, perché poi vediamo, ci sono tanti sistemi per cercare di organizzare la società, socialismo, comunismo, democrazia, no, monarchia, ma non sembra che stiano funzionando, non sembra che ci siano risultati efficaci. Nel senso che non è questione di un sistema o l'altro, qualsiasi sistema potrebbe andare bene sempre se c'è questo elemento. Infatti, Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, il fondatore del nostro movimento, diceva, ripetendo le parole del suo guru, perché la conoscenza viene trasmessa da maestro a discepolo, no? Lui diceva: in questo mondo in realtà c'è tutto in abbondanza, tutto in abbondanza, non manca niente in realtà. L'unica cosa che manca è la coscienza di Krishna o la coscienza di Dio. Cioè, l'unico problema vero è quello. Quando c'è la carenza di coscienza spirituale, tutto il resto, tutti i problemi vengono uno dopo l'altro. Infatti c'è tutto in abbondanza, ma poi viene usato male, no? Tutto in abbondanza, però ci sono tipo 800 milioni di persone che soffrono la fame oggi nel mondo e quasi metà del cibo che viene prodotto viene gettato nella spazzatura. No, ci sono questi estremi, questi, no? Estremismi, queste esagerazioni, no? Grande produzione, sufficienza. Quindi 800 milioni sono quasi, ormai siamo quasi 7 miliardi di abitanti, no? 800 milioni di persone soffrono la fame, sono malnutriti. Quindi 800 milioni sono solo una 11-12% saranno, no? Però quasi metà del cibo viene gettato nella spazzatura, viene, no?
viene gettato via per ragioni commerciali, per diverse ragioni, no? Non viene utilizzato e finisce in spazzatura. Ci sono articoli sui giornali, no? Quindi 40-50% del cibo viene buttato via, il 12% soffre la fame. Quindi ci sarebbe, vuol dire che la produzione di cibo oggi è molto di più di quella necessaria per il sostentamento di tutti, gli abitanti del mondo, molto di più. Però appunto è distribuita male, è gettata via, no? Allora il problema è quello, ma dice, ma cosa c'entra allora, cosa c'entra il fatto in che modo è collegata il fatto della coscienza spirituale dell'individuo con i problemi pratici della fame, per esempio, o qualsiasi altro problema, la disoccupazione, quello che volete. Quali sono i problemi più grossi oggi in società? La criminalità, disoccupazione, qualche idea? Quali sono i problemi più grossi oggi nella società? Cosa dicono gli studiosi, gli scienziati? Io non sto troppo perché vedo che si ripetono sempre le stesse cose, ma ditemi voi, cosa dicono i giornali? L'ambiente, no? Giusto, bravo, il rispetto dell'ambiente, no? L'inquinamento, giusto, intendi, no? Inquinamento. Questi sono problemi più grossi. Beh, secondo una statistica che hanno fatto nel Time, diceva che i due problemi peggiori, ma questo forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, i due problemi peggiori nella società sono la criminalità e la mancanza di moralità. Però più o meno sono quelli che. Ecco, allora, se noi andiamo a vedere i problemi che ci sono, possiamo risalire, e questo appunto i maestri nella tradizione vedica, no? Che risale dai Veda tradizionali dell'India, loro hanno già identificato questi. Cioè non sono problemi nuovi, la storia si ripete, i problemi nel corso dei secoli si ripetono più o meno, variano, certo, tempo, luogo e circostanze, in certi momenti sono prominenti, non so, le guerre, in altri momenti la criminalità, ma se andiamo a vedere, stringi, 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 sono tutti problemi che derivano perché infatti vedi, questo qua dimostra la mancanza di moralità. La mancanza di moralità è collegato con la coscienza dell'individuo, no? E quindi la spiritualità, cioè il fatto di coltivare dei valori spirituali che non hanno niente a che fare con dei dogmi religiosi, settari, no? Che non sono mai comunque sanciti nelle scritture rivelate, sono sempre interpretazioni delle istituzioni per qualche forma di. Si sente bene? Mi sentite? Sì. Cioè, quando parliamo di spiritualità pura, universale, vediamo che questi principi sono validi per tutti. E quindi diciamo, il comportamento dell'individuo, del cittadino, è collegato ai valori che ha acquisito. E i valori più elevati, la moralità più alta, dicono i Veda, il livello più alto di moralità è l'elevazione, l'amore per Dio, l'abbandono a Dio, quello è il livello più alto. Quando una persona raggiunge stadi alti di elevazione spirituale, naturalmente è un buon cittadino, è non violento, onesto, veritiero, naturalmente, no? Quando ha questi valori in sé, naturalmente è già un buon cittadino. Quindi appunto in questo mondo c'è tutto distribuito, c'è abbondanza, c'è grande abbondanza come appunto dimostrano le statistiche. Solo che a causa di questa coscienza materialista, di questa mentalità avida, basata solo sul principio dell'accumulo, atyahara, prayas, di accumulare più del necessario, sfruttare, usare gli altri, il principio del piacere materiale. A causa di quello tutti i problemi vengono fuori, vengono a catena, no? Che sia l'ambiente, che sia la criminalità, che sia qualsiasi cosa. Indirettamente risali sempre lì. Quello che avete, la disoccupazione, uguale. È sempre. Quando nella società si crea, la coscienza degli individui viene elevata a livello spirituale, automaticamente gli altri problemi vengono risolti. Quindi, in ultima analisi, i maestri insegnano che il vero problema è un problema spirituale, c'è una malattia spirituale in origine. E quindi, fino a quando non curiamo quello, fino a quando non portiamo le persone a quel livello,
problemi, non importa se poi presentiamo comunismo, socialismo, democrazia, monarchia, non può funzionare. Grazie. No, no, non può funzionare. Sfidiamo chiunque, non funziona. Può sì, magari al massimo all'inizio facciamo, tutti partono entusiasti quando c'è un nuovo progetto. Poi è difficile, no? Creare è facile, mantenere è difficile, no? Dicono i Veda, no? Creare la passione, l'influenza della passione, passione alla Rajoguna, dicono i Veda, l'influenza della passione, crea, fa tante cose, ma poi se non c'è la virtù, la moralità, se non c'è livelli elevati di spiritualità, non puoi mantenere. Per mantenere bisogna obbligatoriamente evolvere spiritualmente. Bene, questa era la premessa. Fino adesso vi trovate tutti d'accordo? Più o meno? Qualcuno ha qualche idea diversa? Per risolvere i problemi della società? Esatto, esatto. È proprio quella mentalità lì. Di accumulare, di prendere, no? Quella mentalità lì, che finché esiste quel tipo di mentalità nell'individuo, non importa se lui poi c'è il governo democratico, socialista, finché c'è quella mentalità lì non ci può essere la soluzione, perché ognuno prende all'altro, no? Sono tutti in competizione, ognuno per rubare all'altro, invece di lavorare in modo sinergico, di cooperare insieme per fare qualcosa di meglio. E poi è chiaro che una persona avida dice anche se gli dai il mondo intero non è ancora contento. Quando c'è quella mentalità lì, anche se hai tanto, non sei mai contento. No, le persone, vedi, oggi anche se hanno tutto, magari paragonandosi, non so, ai nonni che vivevano nella semplicità, con la campagna, adesso abbiamo tante comodità eppure continuiamo a lamentarsi, no? Non basta mai, no? Non finisce mai, se anche il doppio, il triplo. Anzi, proprio nelle nazioni più ricche ci sono le persone più insoddisfatte. Anche queste sono statistiche. Le nazioni più sì, dove c'è più grande sviluppo tecnologico, più reddito, più elevato delle persone, sono le nazioni dove le persone sono più insoddisfatte. Perché proprio con quella mentalità lì non puoi risolvere i problemi. Allora, noi l'argomento che vogliamo discutere oggi, abbiamo un'oretta a disposizione, è stiamo una serie di incontri, abbiamo fatto discutendo delle sei attività che favoriscono il progresso spirituale. Sei comportamenti, attività che favoriscono il progresso spirituale, visto che è abbastanza chiaro, se una persona e viene in contatto con una conoscenza autentica, con dei maestri autentici, persone, anime realizzate, persone che hanno assimilato, no, certi valori e che parlano, sono saggi, no? Parlano con conoscenza. Se abbiamo in contatto con persone così, obbligatoriamente si parla di evoluzione spirituale, perché senza trasformare l'individuo non si può trasformare la società, non è possibile, cioè è utopia, no? Se non cambiamo la persona non può cambiare la società, non può cambiare la famiglia, non può cambiare l'ambiente nel quale vive. Allora l'argomento che stiamo trattando stiamo studiando un verso dalla Upadeshamrita, questo è un grande maestro del 500, Rupa Goswami, ha scritto 12 versi che poi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nostro fondatore, ha commentato e spiegato in questo libro che abbiamo sul banchetto, se volete. Lo diamo a offerta libera. È un testo importante e in questi versi lui, diciamo, descrive quali sono i comportamenti favorevoli all'evoluzione spirituale e quelli sfavorevoli. Abbiamo studiato già quelli sfavorevoli nelle lezioni precedenti, oggi stiamo studiando le attività favorevoli all'avanzamento spirituale. Certo, se secondo noi, cioè, non è prioritario il progresso spirituale, se noi pensiamo così, la lezione di oggi sarà noiosa per voi. Se pensate che possiamo risolvere i problemi della vita solo da un livello materiale, magari un po' noioso, però potete andare quando volete. La porta è aperta. Nel senso, non è che è obbligato a stare per educazione, se
Il punto è centrato intorno, però se siete venuti qua supponiamo che avete anche voi degli interessi spirituali o che sentite che può essere un'alternativa interessante. Però quando si parla di spiritualità, a Rupa Goswami bisogna andare in profondità, non è solo concetti generali, vaghi, qualcosa di indefinito. Perché spesso le persone sì, accettano il fatto che è necessario un cambio di coscienza, una trasformazione. Questo oggi si sente abbastanza, questo bisogno nella società. Proprio sono statistiche che dicono che le persone adesso fanno molti più ritiri, corsi, no, seminari. La gente è più interessata a qualcosa di alternativo. Si rendono conto che la società così basata solo su valori materiali non sta funzionando. Quello si può vedere, non ci vuole una grande perspicacia per vedere che la società va male. E quindi naturalmente stiamo cercando delle alternative. Ma quando parliamo di alternative spirituali, anche lì bisogna capire che c'è una scienza spirituale, no? Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada diceva i grandi maestri sono degli scienziati spirituali. Parla di scienza, non così. La spiritualità non è qualcosa, me la invento io, ma io mi sento così, per me io faccio questo tipo di pratiche, io quest'altro e quell'altro. Da soli è molto difficile, perché da soli, essendo già condizionati, Krishna, nella Bhagavad Gita, Krishna è la più grande autorità, no? Della tradizione vedica orientale, dice nella Bhagavad Gita che tutti quando nascono in questo mondo nascono già nell'illusione. Quando uno nasce in questo mondo nasce già nell'illusione, non è che nasce un'anima liberata, nasce un avatar, un'incarnazione divina, a parte gli avatar veramente, ma le persone comuni nasciamo in qualche modo condizionati. Infatti vediamo che anche il bambino all'inizio è più puro, spontaneo, ma quando cresce poi vengono fuori i desideri, i condizionamenti, ma anche già da subito si può vedere, insomma. Ma crescendo diventa ancora più evidente. Quindi nasciamo già condizionati, adesso dovremmo andare verso la via della liberazione. Quindi una persona condizionata, se cerca di inventare un processo spirituale, cioè, basandosi solo sul suo sentire, no, sulla sua esperienza, quindi una persona imperfetta obbligatoriamente porterà un processo imperfetto. Non è che una persona imperfetta ci porta un processo perfetto. Non è possibile. Quindi, quando ci avviciniamo alla spiritualità, dobbiamo trovare delle persone che siano anime realizzate, dei guru autentici, delle persone, dei mahatma, delle persone che siano veramente qualificate. E questi testi sono un grande aiuto, sono un grande, veramente un aiuto straordinario per tutti noi, perché questi grandi acciari, questi grandi maestri hanno fatto il lavoro per noi, hanno scelto, hanno sperimentato, hanno praticato, sono persone straordinarie che già erano portati naturalmente, già dall'infanzia, già dalle situazioni familiari, le compagnie che hanno avuto, erano già particolarmente qualificati. E gentilmente, per aiutare noi, che siamo un po' più condizionati, ci hanno portato questi insegnamenti, in modo tale da aiutarci a progredire velocemente. Quindi quello che leggeremo non sono così interpretazioni, invenzioni di qualche persona condizionata, ma sono le realizzazioni, è la conoscenza realizzata, quindi sperimentata, vissuta, è la conoscenza realizzata di anime perfette che hanno insegnato col loro esempio. Per quello sono importanti, no? Bene. Voi fermatemi in qualsiasi momento, io sono contento. Se qualcosa non è chiaro, ditemelo, no? Perché praticamente alcuni di questi insegnamenti vanno direttamente a sfidare, a colpire le radici, la mentalità, la società, cioè i paradigmi, no? I valori, i principi che legano oggi la società. Però la verità, Hare Krishna, la verità, anche se fa male, va detta, no?
anche se fa male, cioè gli acharya non è che si preoccupano, la loro è come un dottore, no? Questi grandi maestri sono come dei dottori. Il dottore, un dottore vero, un dottore quindi sensibile, interessato al bene del paziente, lui sa cosa deve fare, poi se è piacevole per il paziente, meglio, cerca di rendergliela più piacevole possibile, no? L'operazione o no, o la cura. Ma dice, ma l'importante è che ti curi. Poi alle volte la cura è piacevole, alle volte un po' meno, ma l'importante è che ti curi per il tuo bene. Così questi maestri usano parole più dolci, comprensibili possibile, ma è sempre, cioè, come dire, alle volte devono anche andare a tagliare, no? dove c'è il bubbone, dove c'è il pus, devono anche tirare via. E quello può essere un po' più doloroso, no? Va a toccare i nostri attaccamenti. Ma non dovremmo aver paura, perché se vogliamo curarci e avanzare, dovremmo essere pronti anche a fare un'onesta analisi di noi stessi. Comunque, io vi ho dato, nel senso, allacciatevi le cinture, preparatevi, che magari qualcosa non sarà del tutto piacevole. Perché, bene, poi vediamo, vediamo. Però è meglio un confronto onesto. Anch'io vi devo dire sinceramente che quando ho iniziato a studiare questi insegnamenti non mi trovavo subito d'accordo su tutto, magari, ma non c'è nessuno che ce l'ha. Oppure qualcuno dice sì, io sono d'accordo, ma lo dice solo così, ma non è convinto. Perché se fosse d'accordo la sua vita sarebbe in un altro modo. Perché quando uno è d'accordo su certi, quando noi scopriamo qualcosa che è benefico e valido per noi, naturalmente lo mettiamo in pratica. Se non lo mettiamo in pratica vuol dire che non pensiamo che sia valido, giusto? Sì, grazie, sì, perché c'è una forma di educazione, io non voglio essere amico di tutti, no? Certi dicono, voglio essere amico di tutti, quindi, come dire, no, non mi contrappongo mai a nessuno. Questo è bello come atteggiamento, no? di evitare inutili conflitti, questo va benissimo, atteggiamento pacifico, ma nello stesso tempo dobbiamo avere un confronto onesto, nello stesso tempo è necessario, se vogliamo progredire nella conoscenza, nella realizzazione, andare in profondità le cose, non accettare ciecamente, o accettare ciecamente, oppure accettare formalmente e poi continuare a fare altre cose, se no non c'è risultato. Quindi il primo passo è cercare di capire bene, quindi anche è necessario, no, il confronto. Comunque non preoccupatevi, non siamo permalosi, accettiamo volentieri punti di vista diversi, poi li discutiamo, andiamo insieme in profondità, perché infatti nessuno, i grandi maestri insegnano che nessuno può fare un reale progresso spirituale senza avere analizzato da tutti i punti di vista la conoscenza che troviamo da questi grandi maestri in queste scritture. Non si può fare un vero progresso se non viene analizzata, confrontata, no? Valutata e assimilata. Mi seguite? Si capisce? Se no, non capito, è solo rimbomba un po'. In quel punto lì poi mi hanno detto che sente ancora più male. Mi dispiace. Quindi va sicuramente ben analizzata con... Sì, dipende dalle... c'è la cassa, magari. Mettetevi dove volete, qua anche, potete spostare anche le sedie più avanti, provate lì, vedete. Grazie. Quindi questo lavoro di valutazione, di confronto è necessario per poter poi comprendere in profondità e Hare Krishna, c'è solo qualcosa? Si sente? Si sente più? Si sente ancora? Sì. E in seconda battuta poi anche vedere se è il caso di applicarli, perché è naturale che è poi l'applicazione... Ah, è toccato tu. Non so, ditemi voi. Io da qui sento solo me stesso, non so. Anzi, non sento neanche quello. Perché praticare senza comprendere...
Certo, se qualcosa è buono, Prabhupada diceva, sempre proprio in questo testo, dice imitare qualcosa di buono è comunque benefico, qualche beneficio c'è imitare, però non è proprio il pieno beneficio è quando le cose si fanno con consapevolezza. Se facciamo la cosa giusta con piena consapevolezza, bene, con piena consapevolezza allora ci sono grandi risultati. Bisogna fare la cosa giusta con consapevolezza. Se facciamo la cosa sbagliata con consapevolezza non funziona lo stesso. Ma io sono consapevole, sì, ma stai facendo la cosa sbagliata, non è il processo giusto. E se fai la cosa giusta senza consapevolezza non ottieni il massimo. Dei benefici ci sono, perché è giusta comunque, ma non ottieni il massimo, ci vogliono tutte e due, no? Bene, scusate che... Allora, leggiamo allora quanti sono questi sei principi favorevoli all'esecuzione... Qui dice del puro servizio devozionale, della bhakti, attività, principi favorevoli all'evoluzione spirituale. Abbiamo studiato i primi quattro fino ad oggi, che sono negli incontri precedenti. Primo, essere entusiasti, utsaha. Secondo, nishchaya, sforzarsi con fiducia. Terzo, dairya, significa essere pazienti, quindi entusiasti e pazienti, tutte e due. Quarto, tattat karma pravartanat, comportarsi secondo i principi regolatori, come ascoltare, cantare, ricordare, cioè intende qui diverse, come dice anche Bhaktivinoda Thakura, un altro acharya, adottare diversi tipi di attività favorevoli all'evoluzione spirituale. Come qui Shravana Kirtan vuol dire l'ascolto, il canto dei nomi di Dio. Ci sono nei Veda raccomandate in questa era diverse pratiche. Comunque l'inizio parte dall'ascolto, come stiamo facendo ora, leggendo gli insegnamenti dei grandi maestri, discutendoli insieme, ascoltando gli insegnamenti dei maestri. Questo fa parte di questo shravana, Hare Krishna. E lì c'è progresso. Quando c'è l'ascolto di queste informazioni, c'è un progresso spirituale. Quindi essere entusiasti, poi ripetiamo, vi ricordate? Siete stati attenti? Secondo? Terza, pazienza, essere pazienti. Secondo? Fiducia, esatto. Secondo, sforzarsi con fiducia. Terzo, essere pazienti. E quarto, abbiamo detto, adottare, seguire i principi regolatori, adottare quelle pratiche spirituali, diciamo, favorevoli. Cercare di adottare, di introdurre nella nostra vita delle pratiche autentiche. E adesso vediamo la quinta. Finora, nelle lezioni precedenti, abbiamo studiato i primi quattro. No, non faccio riassunto, se no facciamo come le altre volte, ci fermiamo e non andiamo più avanti. Stavolta dobbiamo finire. Allora, studiamo il quinto. Questo è abbastanza spinoso. Mi dispiace, ve lo dico prima. Si sente poco. Non so cosa fare. È proprio, dobbiamo cambiare tempio. Dobbiamo rifare, abbassare il soffitto, non lo so. Sono forse... Gigi! Parlo io più forte, forse? Si fa più forte, dice che rimbomba un po', va bene. Purtroppo, quando sono sale così alte, poi c'è il marmo, è proprio... What can I do? Bene, così vi sforzate con fiducia, così vi sforzate. Sentiamo... Sente meglio da lì? Sì, bene. Grazie per la vostra pazienza, se ci vuole, no? Allora, vediamo il quinto. Il quinto, attenzione, dice abbandonare, il quinto è abbandonare la compagnia dei non devoti. Abbandonare la compagnia dei non devoti, delle persone non dedicate al cammino spirituale. Adesso capiremo meglio cosa significa. Dice, allora, no.
dice allora sto da solo, no? E sesto, completo il verso, leggiamo il verso. Sesto e ultimo, che tratteremo dopo se abbiamo tempo, è seguire le orme degli acciaria precedenti. Seguire le orme, seguire l'esempio, il mood, la modalità dei maestri precedenti. Questi sei principi assicurano senza alcun dubbio il completo successo nel puro servizio devozionale, il completo successo nella pura bhakti, nell'abbandono a Dio, nell'evoluzione spirituale. Questi sei principi assicurano senza alcun dubbio il successo. Però appunto vanno compresi bene. Allora vediamo questo quinto: abbandonare la compagnia dei non devoti. Cosa significa? Per fortuna, di nuovo, come dicevo, ci sono grandi acciari, Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, ma anche Bhaktivinoda Thakur, un altro grande maestro del 1800, hanno analizzato profondamente questi insegnamenti. E Bhaktivinoda Thakur spiega in un suo libro, che ha scritto un libro apposta per approfondire questi sei principi e i sei sfavorevoli, dice: se il praticante, se colui che vuole pratica, vuole evolversi spiritualmente, frequenta compagnie proibite, poi vedremo chi sono queste persone, allora il suo attaccamento materiale gradualmente aumenta. Se noi stiamo in compagnia con persone che hanno la mentalità materialista, l'attaccamento materiale aumenta, no? No? Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Se vai con lo zoppo, impari a zoppicare. Stare in compagnia con persone dalla mentalità materialista, naturalmente in qualche modo veniamo influenzati. Più l'attaccamento materiale aumenta e più la sua ferma fede del praticante nello scopo supremo diminuisce. Cioè più l'attaccamento materiale aumenta e più la fede nello scopo supremo diminuisce. Questo è pratico, è osservabile praticamente, questo è osservabile praticamente, sono esperienze che possiamo provare a fare. Alcuni dicono orgogliosamente: ma io non sono influenzato dagli altri, io sto con tutti ma non mi faccio influenzare. Io ho detto orgogliosamente, perché poi non è proprio così, non è proprio così. Sì, i grandi maestri dicono, sì è vero, c'è un tipo di persone che possono stare con tutti senza essere condizionati. C'è solo un tipo di persone, sono i paramahamsa, i grandi acciari, i grandi maestri, le persone che hanno assimilato completamente, no? Che hanno realizzato, no? Hanno realizzato la loro identità spirituale, hanno realizzato la loro felicità, la loro conoscenza e la loro soddisfazione interiore è così forte che non si fanno influenzare da nessuno. La loro conoscenza, no? Fede e conoscenza è così forte che non si fanno influenzare da nessuno. Anzi, al contrario, chi sta vicino a loro viene risvegliato spiritualmente. Ma tutti gli altri, a diversi livelli, certo più ci avviciniamo a quella posizione meno siamo condizionati dagli altri, dall'ambiente, dalla società, e più ci allontaniamo da quella posizione più siamo influenzati, non c'è niente da fare. Appunto per quello, no, c'è il detto popolare, no? Vai con lo zoppo e impari a zoppicare, perché, cioè i saggi, gli anziani, no? L'esperienza della vita ci insegna. Se noi stiamo sempre a contatto con certe persone, prendiamo le loro abitudini, vediamo il loro modo di parlare, di vestire, di comportarsi, no? Giusto? Non è così? È così. Dobbiamo essere onesti. No, ma io no. Siamo influenzati, no? Siamo influenzabili. Cioè, bisogna partire con questo. Poi dice, ma io scelgo. Infatti sempre Bhaktivinoda Thakur dice, sì, però abbiamo la libertà di scelta. Questo è il nostro salvataggio, no? La nostra, come dire, nostra ancora di salvezza. Abbiamo la libertà di scelta. Infatti dice, se noi, Bhaktivinoda Thakur dice, la scelta delle compagnie che facciamo nella nostra vita ha un effetto profondo e duraturo sul nostro destino. Dice, il nostro destino è formato dalle scelte che facciamo. Quello sì. Allora, quindi,
più che dire il ragionamento non è se io sono influenzato o no, il ragionamento è sì, siamo influenzati dagli altri, dall'ambiente, dalle situazioni. Questo dovremmo riconoscere. Chi non è d'accordo, discutiamolo. Finisco il punto? Sì. Si può fare anche adesso su questo. Allora, sì, il punto che viene fatto è sì, noi siamo sicuramente influenzati dall'ambiente delle compagnie, però possiamo scegliere no, che tipo di compagnie frequentare. Questo sì, quello non possiamo, dovremmo scegliere bene. Per quello questo quinto principio è quello di abbandonare la compagnia dei non devoti. Cioè vuol dire evitare compagnie sfavorevoli all'evoluzione. Poi abbandonare, comunque mi sembra di capire che Elisa ha già qualcosa, qualche riflessione. Come fai col microfono? Ah, sì, buono, se ci arriva. Che stanno anche registrando, mi sa. Per cui poi lo mandiamo in internet. Conferma nel senso che al di là che scientificamente provato che il carattere viene formato dal genere ereditario e dai condizionamenti ambientali, sociali, familiari e vate la pesca. Al di là del fatto che anche io ero convinta di tante cose finché non ho cominciato a sperimentare. Una volta che ho sperimentato ho capito la differenza staccandomi da amicizie, da situazioni. Ho potuto vedere che io involontariamente, inconsapevolmente ero coinvolta in questo. Quindi finché si è nello stesso giro, nella stessa girandola, non ci si rende conto. Per cui è staccandosi, è come uno che è coinvolto in una disgrazia, eccetera, non riesce, voluto o non voluta, non riesce a ragionare in una maniera equilibrata. E la persona all'esterno magari ha già le idee chiare, perché non è coinvolto. Chiaramente se uno ha delle situazioni difficili e intraprende un cammino spirituale un certo equilibrio dovrebbe comunque esserselo conquistato, perché ogni giorno è un cammino in più o in meno, ma che serve comunque per un'evoluzione se io tendo a proseguire questo cammino, ecco. E quindi sicuramente è così, io do la conferma perché ho sperimentato questo. Grazie a te. Però ripetere dentro. Ripeti. Cioè, un maestro spirituale, prima di diventare un maestro spirituale, è stato anche lui influenzato. Cioè, dopo si è comunque sviluppato una grande saggezza, comprensione. Sì, una grande forza, grande saggezza, un grande potere, influenza anche gli altri. Perché se non ci fosse stato un maestro spirituale, non sarebbe neanche lui diventato un maestro spirituale. Bravissimo, certo, esatto. Infatti, grazie. Grazie per i vostri commenti. Infatti non è possibile arrivare a questo stato di consapevolezza, possiamo dire, senza essere stato in contatto con un maestro spirituale autentico. Da soli, cioè come ho accennato prima, una persona che è condizionata non può, una persona imperfetta non può portare un sistema perfetto, uno condizionato non può portare, non può liberare, non è liberato lui stesso come fa a liberare gli altri, giustamente. Allora, giustamente, i Veda dicono che senza venire in contatto con un maestro autentico non si può fare arrivare a questo livello di liberazione, questa capacità di stare in contatto con diverse situazioni senza essere condizionato, è vero. Poi tu hai accennato anche il fatto che una persona potrebbe aver fatto lui le sue esperienze. Generalmente è così, però le esperienze che abbiamo fatto non sono solo legate a questa vita, ci sono delle persone più fortunate, se vuoi dire, più fortunate che magari in vite precedenti hanno già intrapreso un percorso e quindi in questa vita partono già più, come dire, mangiano la foglia prima, cioè capiscono prima si come... Magari fino al maestro spirituale. Esatto, sì, esatto, molto velocemente, magari ci sono persone già più intraprendenti, sono più rare, ma insomma è possibile. Però il punto, il passaggio resta comunque, è necessario venire in contatto con dei maestri autentici, conoscenze autentiche che ci danno la capacità, la conoscenza, le motivazioni per fare poi il salto di qualità, no? Bene, continuo così, completiamo questo punto, ci sono altri punti interessanti che non sono,
subito così facilmente. Comunque il punto interessante non è tanto se essere condizionati o no, come dicevo, perché quello è una realtà, che veniamo condizionati dall'ambiente, dalle compagnie, quanto piuttosto essere attenti a fare delle scelte buone, scegliere bene le compagnie, le persone con cui stiamo. Poi dopo viene fuori più nei dettagli. Bhaktivinoda Thakur continua dicendo: il sangha spirituale, cioè la compagnia spirituale, è compatibile all'evoluzione. Quello mondano invece è incompatibile, no? Quindi per l'evoluzione spirituale buone compagnie ci aiutano a evolvere. Buone compagnie vuol dire quindi persone che sono evolutive, che sono interessate, che stanno andando verso l'evoluzione spirituale, che non hanno obiettivi materiali nella vita. Buone compagnie vuol dire persone che, i cui obiettivi non sono materiali, quelle sono considerate buone compagnie, sono spirituali. Quelli che hanno obiettivi materiali sono considerati incompatibili per l'evoluzione spirituale. Dice, no, però è compatibile per gli affari, forse, no? Per aumentare gli affari o avere certi benefici materiali, forse sono compatibili, può darsi, ma, no, ma non... Poi spieghiamo meglio, cioè, poi siamo nel mondo, dobbiamo saperci muovere bene, infatti poi lo spiega cosa vuol dire, no? Perché bisogna fare tutto bene. Allora, gli acciari spiegano chi sono questi non devoti, perché dice abbandonare la compagnia dei non devoti. E chi sono questi non devoti? Ci sono degli elenchi abbastanza dettagliati. Comunque ce ne sono tre generale, tre compagnie, tre persone, tre tipi di persone che sono da evitare in generale. Allora, uno sono karmi, cioè karmi vuol dire persone che sono dedite, quindi questo è più facile, materialisti, o quello che oggi sono, è più predominante nella società, gente dedita solo a attività interessate, compiono tutto quello che fanno, lo fanno solo per aumentare il godimento materiale. E anche, qui ci mettiamo dentro anche quelli un po' più virtuosi, religiosi materialisti anche. Religiosi, sì, che parlano di religione, ma il cui centro è il loro piacere dei sensi, no? Cioè, l'importante è che c'è una bella casa, bella macchina, soldi, godimento, e poi magari una mezz'oretta vado in chiesa, no? Esatto, chiaro, chiaro. Questi sono ancora religiosi materialisti, infatti, no? No? Ho detto, no? Dico. Allora, cioè, il centro resta il piacere materiale. Allora, quelle sono considerate non devoti, anche se sono un po' religiosi, un po', no? Cioè, no, o comunque non sono considerati compagnie favorevoli. Adesso io vi dico quello che dicono i maestri, dice, ma a me sono simpatici, va bene, poi ne ditemi voi, ma intanto vi dico quello che dicono i maestri, no? Allora, questo è già più facile da capire, i prossimi sono più difficili da capire. I prossimi poi abbiamo un secondo tipo, si chiamano Gyani, Jnani, sono filosofi studiosi, gente anche asceti, no? che parlano magari anche di spiritualità, che parlano di cose più elevate, filosofia, ma non si curano, dice Bhaktivinoda Thakur, della misericordia del Signore, cioè come dire... Non accettano, si basano la loro cosiddetta evoluzione, la loro ricerca, sono ricercatori, diciamo. La loro ricerca la basano unicamente sui loro sforzi. Non accettano la misericordia di Dio, non accettano la supremazia di Dio. Io sono, no? Mi baso solo sui miei sforzi. Anche quelli non sono devoti. Non sono considerati, se vogliamo fare una vera evoluzione spirituale, perché gli manca ancora un pezzo. Magari sono persone più evolute, sicuramente può essere interessante confrontarsi, eccetera, specialmente fino a quando non abbiamo trovato il livello più alto di spiritualità, sicuramente. Ma quelle persone sono ancora non devoti perché appunto non accettano, no? Quindi, come si dice, aiutati che Dio ti aiuta, no? Se vogliamo, cioè questo principio è valido per l'evoluzione spirituale. Ci deve essere, aiutati che il ciel ti aiuta, ci deve essere sì lo sforzo personale. Nel vero progresso spirituale lo sforzo personale ci deve essere, ma non è la parola finale. Ci vuole lo sforzo personale e la misericordia. Aiutati che Dio ti aiuta. Ci vuole anche la misericordia divina. Il risultato finale viene da forze superiori.
Se noi accettiamo solo la prima parte, come fanno loro, come fanno questi ghiani, i filosofi, solo la prima parte non è completo. E quindi anche questo è considerato non una buona compagnia. Stiamo parlando per l'evoluzione spirituale, no? Fatemi finire tutto così poi sentiamo cosa dite. Il terzo è ancora più difficile. Questi sono, terzi sono yogi. Yogi sono coloro che praticano lo yoga, oppure gli asceti, no? Gli asceti, i... poi non ti, perché anche un devoto, un bhakta, no? Un praticante della devozione, anche lui uno yogi, ma uno yogi dedicato all'amore per Dio, alla spiritualità, all'abbandono a Dio. Invece io qui sto parlando di yogi, di persone che, per esempio, dice Bhaktivinoda Thakur, gli yogi mirano o ai frutti dei karmi, diciamo prima persone o benefici materiali, cercano dei benefici materiali della religiosità, oppure cercano dei benefici tipo poteri mistici. Questo è più difficile da capire, no? Tipo poter... E oggi a Pasqua, infatti, i nostri amici della congregazione indiana non sanno, allora vengono qua. Hare Krishna. Infatti, di solito a Pasqua vengono un po' di più, se non arrivano i gruppi. Questi yogi sono persone che comunque cercano qualche potere materiale. Poteri mistici, per esempio. Ci sono dei yogi che hanno effettivamente questi poteri mistici. Io in India ho visto persone fare delle cose, diciamo, straordinarie, no? Anche loro, però, come ho detto, poiché cercano dei poteri materiali, cercano magari, per esempio, cercano di controllare le altre persone, no? Di avere molti seguaci, no? Di sviluppare molto potere, di essere onorati dagli altri. Se c'è questo tipo di mentalità nello yogi, anche quella non è una buona compagnia. Non sono maestri autentici se hanno questo tipo di obiettivi nella vita. E quindi anche loro sono considerati, questi tre tipi, considerati non una buona compagnia. Concludo il punto. State pazienti, poi se avete delle domande di approfondimento siamo qua. Chi desidera il puro servizio devozionale, chi desidera quindi la pura spiritualità, dice, deve attentamente abbandonare la compagnia dei non devoti e diventare insensibile ai loro obiettivi. Capite? Cioè, deve abbandonare la compagnia e diventare insensibile ai loro obiettivi, non essere interessato ai loro obiettivi, che poi in ultima analisi sono, sai, il potere mentale, il potere mistico, no, capito, godimento materiale, cercare successi, l'apprezzamento, il potere sugli altri. Questi sono tutti obiettivi materiali, non c'è niente di spirituale qua. Allora, chi vuole avanzare dovrebbe abbandonare questo tipo di obiettivi e coloro che li perseguono, cioè abbandonare nel senso di non farsi guidare. In generale, evitare chi ha avversione per il servizio a Dio. Chi è interessato a servire Dio, che ha avversione per il servizio a Dio, dovrebbe essere evitato. Poi, interessante, dice, ma allora, come ho detto all'inizio, allora dice, ma abbandonare la comunità dei non devoti, io chi resto? Resto da solo, e quanti siamo che sono veramente di questo tipo? Quanti sono? Pochi. Yes, non preoccupatevi, siamo pochi, sono pochi. Oggi, più che mai, società materialista, sono poche le persone che veramente hanno degli obiettivi puri spirituali. Non stupitevi, niente di strano. Allora dice, ma come facciamo noi a risolvere il problema, la compagnia con gli altri, no? Come le risolviamo queste cose? Hare Krishna, Beto, sedetevi. Dopo. C'è l'Artic, sì, adesso seduti un minuto. Dopo c'è Puja. Allora, come si risolve praticamente? No, siccome siamo nella società, siamo a contatto con non devoti, se abbiamo visto questo elenco, no, vediamo che la maggioranza delle persone oggi non sono... Ma non dobbiamo preoccuparci, non è che Alice, ma allora, perché se sono di più vuol dire che hanno ragione. No? Se sono più tanti hanno ragione, chi l'ha detto?
Chi l'ha detto questo? Ma i materialisti sono di più, allora sembra che ha ragione. A parte che sono tante persone che sono materialisti ma non sono convinti per niente, per quello vediamo che c'è tanta ricerca nella società oggi, come dicevamo prima. Tuttavia, non è che la maggioranza fa per forza, è giusto perché sono più tanti. No, quante volte abbiamo votato, no? La maggioranza ha votato Berlusconi, non so, capito? No, ho buttato in passato, quanti ne abbiamo visti? Non è che la maggioranza, perché ha votato, ha fatto la scelta giusta. Poi, anzi, poi dopo vediamo che col corso del tempo abbiamo visto che non era la più giusta solo perché erano di più. Quindi non preoccupiamoci tanto il fatto che molti dicono, ma allora dopo io restiamo in pochi. Come si dice, meglio pochi ma buoni, cioè, no? Meglio stare in buone compagnie, no? a tuo agio, no? Pochi ma buoni. Ma il punto è, ma come dobbiamo comportarci con gli altri? Allora, qui Bhaktivinoda Thakur dice, relazionare con loro solo fino a quando il compito è finito. Cioè noi relazioniamo con le persone, il consiglio, perché noi dobbiamo avere a che fare con le persone, abbiamo amicizie, abbiamo alle volte anche parenti che sono magari o conoscenti che hanno interessi diversi da noi che siamo interessati a qualcosa di più spirituale. Come facciamo? Allora, relazioniamo con loro solo per fare il compito. Il compito dobbiamo fare, no? Cosa vogliamo raggiungere? Se vado al supermercato, relaziono con il padrone di un negozio, relaziono solo perché devo comprare qualcosa. Quindi una relazione formale, educata, educazione, rispetto, ma formale. Non scambi intimi, no? Infatti dice, e quando è finito basta scambi, cioè quando con le persone, con i non devoti dovremmo fare così, se devo fare un affare per esempio, devo fare degli affari con una persona, perché siamo in questo mondo, dobbiamo avere degli scambi, allora si fa così, si fa l'affare, si fa il business, si stringe la mano, finito. No? Finito. Quello sappiamo che la persona lì è interessata solo a cose materiali, facciamo l'affare, finito lo scambio. Si capisce? Questo è il consiglio dei saggi. E invece apriamo la nostra mente, il nostro cuore, diamo il nostro affetto, il nostro amore ai devoti, alle persone invece che hanno... Invece apriamo il nostro cuore, diamo il nostro affetto, la nostra fiducia ai devoti, alle persone che sono evolute spiritualmente. Questo è il modo per relazionare. Se invece succede che apriamo il nostro cuore e relazioniamo e diamo il nostro amore, cioè il nostro amore, sì, poi dopo sentiamo cosa dite, perché l'amore dobbiamo darlo a tutti, ma vuol dire se noi ci apriamo o addirittura chiediamo consigli, questo è ancora più pericoloso, chiediamo consigli di vita a persone che non sono evolute spiritualmente, che hanno obiettivi materiali, molto pericoloso. In qualche modo veniamo contaminati, veniamo influenzati. Quindi il consiglio è relazioni formali e rispettose, no? Ufficiali, come si può dire, no? Come detto prima, generale, con le persone dalla mentalità materialista e aprire il nostro cuore, dare il nostro affetto a persone devote, persone evolute spiritualmente. Il solo modo per correggerci da diversi condizionamenti, conclude Bhaktivinoda Thakur, dice che è il compagnia sadhusanga. Sadhusanga vuol dire compagnia dei devoti. Quindi il solo modo per evolvere, per liberarci dai condizionamenti, è la compagnia dei devoti, cercare la compagnia delle persone spiritualmente elevate. Stare in compagnia dei veri devoti eleva anche inconsapevolmente. C'era Ramanujacharya, un grande maestro nella tradizione vedica indiana, ancora oggi ci sono tanti centri in India, migliaia e migliaia di seguaci, persone molto, sono quelli proprio i tempi più tradizionali dove vanno migliaia di persone. Lui diceva, se non riesci a purificarti con nessun tipo di sforzo, se non riesci a purificarti, non importa che sforzi fai, non riesci a purificarti con nessun tipo di sforzo, allora semplicemente vai a sederti con i Vaishnava, i devoti,
no, i devoti di Dio, e otterrai tutta la buona fortuna. No, tanto è potente la compagnia, buone compagnie. Otterrai tutta la buona fortuna. Vai a sederti là vicino ai devoti, vedrai che qualcosa di buono salta fuori. Quindi, e poi osservare le pure caratteristiche di un devoto in breve tempo, osservando le pure caratteristiche di un devoto in breve tempo, la mente della persona cambia. No, come abbiamo detto, stare in compagnia, le compagnie ci influenzano. Se siamo in compagnia con un devoto autentico, vero, la nostra mente si purifica. No, vedendo, dice, no, l'attaccamento materiale diminuisce e il seme della bhakti, della devozione, germoglia nel cuore. Cioè osservando, no? Osservando le pure caratteristiche di un devoto autentico, la nostra mente si purifica. Poi anche i gusti e gli interessi cambiano. Gusti e interessi cambiano. E si impara, dice, a non sprecare tempo. Si impara a non sprecare tempo. Stando in contatto con i devoti autentici, restiamo attratti da loro caratteristiche pure e impariamo a usare bene il tempo, no? Usare bene la vita per un'evoluzione autentica. Questi sono i punti generali dati dagli acciari. Sentiamo se avete voi qualche commento o domanda su questo principio di abbandonare la compagnia dei non devoti. Che non è un argomento semplicissimo, qui bisogna applicarlo in pratica, non è così facile. Non è così facile stare in contatto con le persone, stare in questo mondo, essere persone responsabili, mature e nello stesso tempo non farci condizionare. Non è così semplice. Siete tutti d'accordo? Allora vado avanti, non c'è niente da discutere. Vi trovate d'accordo su quello che avete detto, no? Su quello che è stato detto? Potrei farvi io delle domande, vediamo se abbiamo veramente assimilato. Va bene. Usa pure questo microfono. Secondo te non dobbiamo chiedere consigli di nessun tipo ai karmi o solo quelli che riguardano le nostre scelte spirituali o di decisioni importanti sulla nostra vita? Perché può essere che lavorativamente hai bisogno dei consigli da parte di un, tra virgolette, karmi. Sì, karmi non devoti, si intende. Sì, non devoti, esatto. Con una persona che pensa solo al profitto e poi come devi interpretarlo quella risposta? Bravo. Come una risposta di karmi o... Cioè, perché dopo la risposta sua implica comunque un intreccio. Esatto, bellissimo punto, grazie. Infatti, come dicevo, poi applicarlo in pratica è difficile, no? I concetti generali sono belli, poi dopo come faccio a applicarlo in pratica? Infatti, quando poi incontriamo delle persone, poi diciamo, c'è uno scambio, quanto siamo capaci di gestire, no? Come dicono in India, fare il chapati senza scottarsi, no? O pescare il pesce senza bagnarci, quanto siamo capaci. Lì bisogna, ci vuole una fine capacità di discriminazione, ci vuole una buona conoscenza, o almeno se non abbiamo già approfondito certi principi per saper discriminare bene, almeno dovremmo avere un devoto, una persona di fiducia, o il maestro, capito? Una persona di fiducia con le quali double check, dicono in inglese, no? Valutare bene. Dice, guarda, questa persona mi ha dato un consiglio di questo tipo. Siccome ho dei problemi, non so, di relazioni con qualcuno, questo psicologo mi ha detto, per esempio, di fare così. Mi ha detto di fare così. Bisogna vedere. Il mio maestro spirituale una volta mi ha detto, sì, gli psicologi possono fare un grande servizio, per esempio, nella società. Possono fare un grande servizio a patto che siano devoti. Se sono devoti possono fare un grande servizio, se no ti cercano, come dire, spostano, come diceva Prabhupada, no? Spostano il peso da una spalla all'altra. I psicologi spesso dicono, bene, sposta la mente, pensa positivo, non pensare a quello, pensa a qualcos'altro, no? Abbiamo degli amici psicologi che
lo ammettono anche loro stessi, noi non abbiamo vere soluzioni, cerchiamo, cioè se son devoti lo dicono, noi quello che insegniamo, quello che psicologi, psicoterapeuti, capito, eccetera, non danno soluzioni vere, cercano, capito, gli danno qualche psicofarmaco, capito, per cercare di, no, tira avanti, no, ma non soluzioni vere. Per le soluzioni vere ce le hanno chi è devoto, chi ha una comprensione più elevata. Allora lì cosa si fa? Come ho detto, allora bisognerebbe intanto approfondire bene questi insegnamenti, capirli bene, no? Studiarli, ma almeno avere qualche devoto, qualche persona di fiducia con le quali confrontare poi quello che sentiamo dagli altri. Le persone danno, a dare consigli sono tutti bravi, siamo tutti entusiasti a dare consigli agli altri. Se uno viene umilmente, naturalmente la persona educata si sente, no, ben disposto a dare dei consigli. I consigli ne arrivano tanti magari, no? Però poi vanno valutati con persone esperte. Quindi almeno dovremmo valutare con persone esperte se effettivamente può essere benefico. Poi non è che diciamo in modo assoluto che un non devoto possa dare dei buoni consigli. Certo, magari un dottore ti dice, Prabhupada per esempio era un grande devoto, lui una volta ha incontrato addirittura un ubriacone, questo che non è che per niente qualificato, era un, no, dipendente dall'alcol. Questo ubriacone gli ha detto, sì, ma tu devi camminare di più, devi fare più passeggiate per la tua salute. Prabhupada ha detto, bella idea, fa, bravo. Ha detto, no, anche se non era qualificato, non era un devoto, ha detto, però lui era così aperto, ha detto, va bene, mi sembra un buon consiglio. E da quel giorno si faceva ogni mattina la passeggiata recitando il mantra, no? Meditando, no? Si faceva spesso il passeggiato. Per dire che buoni consigli possono arrivare anche da persone non devote, non è che siamo, però bisogna stare molto attenti, perché comunque molte cose vanno sempre bene valutate, perché spesso si nasconde un problema dietro il cosiddetto buon consiglio. Per quello che, quindi vanno valutate. Infatti, diciamo, i Veda dicono, ogni scelta che facciamo dovrebbe essere considerata, valutata con queste tre autorità: Sadhu, Shastra e Guru. Sadhu sono le persone sante, Shastra sono le scritture e il Guru è il maestro. Dovremmo sempre confermare le scelte, i consigli che riceviamo, le scelte che facciamo con queste autorità. Allora siamo più protetti. Bene? Grazie. Prego. Lì non ci arriva, mi sa. Sì. Grazie. Hare Krishna. In accordo a quello che hai detto, Guru, Shastra e Sadhu, noi purtroppo in quest'era viviamo in un momento in cui avere associazione diretta con dei Mahabhagavata è abbastanza difficile, no? E quindi volevo sapere se l'associazione con attraverso le loro istruzioni, attraverso i libri che hanno scritto, ha un valore pari. Grazie, bella domanda, grazie. Se si capisce che tu sei uno che sta già approfondendo, capisco che tu sei uno già che sta approfondendo un po' gli insegnamenti della Bhakti, no? Sì, la domanda l'ho capita, ve la ripeto io. Lui dice, siccome è difficile oggi trovare dei maestri così elevati, non sono così comuni questi Mahabhagavat, lui ha citato Mahabhagavat, vuol dire devoti al più alto livello, maestri così puri, non è così facile, giusto, avere a portata di mano. Possiamo, diciamo, trovare rifugio e conoscenza nelle scritture, nei loro insegnamenti, leggendo i loro libri possiamo ottenere gli stessi benefici della loro compagnia, giusto? La risposta è sì e no. Sì e no, e spiego meglio, no? Sì, perché effettivamente le loro parole, Prabhupada per esempio, che ha scritto così tanti libri bellissimi, no? Sono, io vi proprio sempre, noi qui tutta la vita è uno dei nostri obiettivi, di
obiettivi del nostro centro è proprio diffondere i libri, che far conoscere i libri che di Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha scritto più di 50 volumi in lingua inglese, in italiano quasi tutti tradotti, e sono opere importantissime. Anzi, tra tutti i guru indiani che vengono dalla tradizione indiana, i suoi sono gli unici accettati anche accademicamente, anche negli studi accademici, come una tradizione autentica. Sono molto, perché lui aveva tutto, aveva la realizzazione spirituale, ma aveva anche la conoscenza e la competenza. Comunque, questo è un altro argomento. Diciamo che è vero, Prabhupada stesso ha detto dei suoi libri: questi libri sono le mie estasi personali, sono le mie realizzazioni. Quello che ho scritto in questi libri sono le realizzazioni che ho. Quindi è come se ci parlasse lui personalmente. Infatti molti di noi hanno questa esperienza. Quando leggiamo i libri di Prabhupada, io la sento quasi ogni settimana, qualcuno dice: guarda, c'avevo proprio delle domande in mente, ho aperto un libro di Prabhupada e ho trovato la risposta. No? Succede spesso, no? Che questi, perché sono proprio vivi, sono insegnamenti vivi, validi. Quindi sì, perché è vero che sono le parole del maestro, sono realizzazioni autentiche, quindi leggendo questi testi troviamo sicuramente grande ispirazione, grande conoscenza, grandi realizzazioni. No, perché no allora? Il no sta, è un pezzetto che manca, sta nel fatto che ognuno di noi è un individuo e si trova in uno stadio di evoluzione spirituale. E quindi ci vuole, come dire, alle volte qualcosa, una cura personale, no? Personale. Per quello che nei Veda è spiegato che ci vuole la guida, è necessaria la guida, la guida personale del guru, di un guru vivente. Se no potremmo fare come fanno certi: ma io seguo Gesù, io seguo Buddha, io seguo Krishna. Tutto bene, va benissimo seguire Buddha, Krishna, Gesù, va benissimo, c'è l'evoluzione, c'è, hai già iniziato un cammino. Però è vero anche che ci vuole poi qualcuno che conosce la nostra situazione personale, se noi in mezzo a questo oceano di informazioni non sappiamo, è difficile capire qual è la cosa giusta per noi nella nostra situazione specifica. Quindi è necessaria anche la guida. E tu dirai: ma ce ne sono così pochi, hai detto. Non dirai, l'hai già detto, sono così pochi, giusto? Sono pochi, e diciamo, ma ci sono. Hai ragione. È difficile, ma si può. Perché se no perché la cosa grande, è vero, per esempio, Prabhupada ci ha insegnato, lui aveva tanti discepoli, però aveva anche una grande capacità di avere una relazione personale con loro. Diversi tipi di persone le trattava in modo diverso, Chaitanya Mahaprabhu, ma anche io conosco alcuni guru che hanno questa capacità, no? Capiscono diversi tipi di persone e relazionano in modo personale con diversi tipi di persone. E comunque, diciamo, aggiungerei anche se è vero che questi Mahabhagavat, queste persone elevatissime, sono molto rare, è anche vero che sono tante altre anime sincere che sono loro. Per esempio, noi abbiamo adesso, anzi vi invito, colgo l'occasione per invitarvi il 20, abbiamo qui Sua Santità Radhana Swami, che è considerato uno dei più grandi esponenti nel mondo della Bhakti, proprio a livello mondiale, no? Tra i più grandi maestri, sarà qui solo un giorno, lunedì 20 aprile, farà la conferenza qui alla sera, non sappiamo ancora le ore, le 6, le 7, poi la manderemo per mail. Vi invito a essere presenti. E per esempio, io conosco bene lui, no? Per esempio lui che accetto come un ispiratore spirituale. Io sono stato iniziato da un altro guru, però... E lui, per esempio, ha questa usanza, ma anche il mio guru faceva così, che aveva tanti altri suoi discepoli, quelli più anziani, più esperti, che aiutavano le persone. Magari non lo riuscivano a seguire tutto, però c'era comunque una cura, no? Attraverso i loro discepoli. Anche Prabhupada faceva così, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quindi è vero che magari lì, dice, quelli sono più raggiungibili, no? Gli assistenti del guru sono più raggiungibili. È vero che non hanno le stesse realizzazioni del guru, però è anche vero che ci possono dare molto. Dice, non è che dice c'è zero, non c'è 100 e zero. Oh, anche 70 non ci offendo, da 0 a 70, per dire, no? 50 per, se uno ha già delle buone realizzazioni, un po' di aiuto ce lo può dare. Come dicono in India, è meglio uno zio cieco che senza zio, no?
Grazie a te, bella domanda. Abbiamo ancora quanto? Un minuto? Non vedo più bene. Sì. Abbiamo ancora un minutino? C'è qualche ultimo punto? Ormai non inizio il sesto, che era seguire le impronte sociali precedenti, lo faremo la prossima lezione. Quando sarà, Caterina Tricoli? Fra un paio di settimane. La prossima domenica completeremo il sesto. Siete invitati a venire se volete. Qualche ultimo punto? Tutti soddisfatti? Riguardo a quello che diceva il Signore, l'associazione con gli altri devoti può fare lo stesso effetto della mancanza, oppure di riempire quel da 100 a 0, l'associazione dei devoti fa 70, magari farà 30? Non mi sono spiegato. Non ho capito bene. Riguardo al punto che faceva il Signore. La compagnia con gli altri devoti che non sono ancora Mahabhagavata, esatto, che non sono devoti, sì, che non sono, può riempire? Possono dare comunque un aiuto. Allora, grazie, bello anche questo punto. Lo suddeva, chiudo in un minuto, anzi in meno. Non può riempire completamente, se no dice allora tanto io faccio con chiunque, chiedo consigli da tutti e non serve neanche il guru, fa il furbo, no? Allora il guru ci vuole, il guru, la guida personale ci vuole, ma gli altri devoti ci preparano, ci predispongono, stando in loro compagnia evolviamo, c'è un beneficio reale, c'è avanzamento spirituale, i benefici si cominciano a sperimentare, la realizzazione aumenta e si comprende anche che comunque per completare il nostro cammino ci vuole anche la guida personale di un guru qualificato. Grazie molte a tutti. Hare Krishna. Grazie molto.